accompagnato dal manager Salvatore Pirchi e dal maestro Gesomino Aglioni. Non vedo presente Giacobbe Fragomeni, sicuramente darà la sua risposta che sia la sua assenza, dato che oggi è qui, oltre per presentare insieme a me l'incontro del 6 luglio, ma anche per rappresentare Silvio Branco e Fragomeni. Perciò io, Salvatore, lascerei a te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, purtroppo non c'è Fragomeni e vorrei spiegare anche il perché. È successo che fino a 15 giorni fa Fragomeni mi ha sempre assicurato di fare il match con Branco ed era una situazione, come dire, normale. L'altro giorno purtroppo lui mi ha detto che non se la sentiva più, che non aveva più gli stimoli, sono successe alcune cose, probabilmente l'ha toccato. E oggi non si sente più di voler incontrare Branco. A me dispiace perché io ci tenevo a questo match, però rispetto, io non ho mai obbligato Pugile a fare un qualcosa che non voleva. Qua abbiamo Massini, che quando doveva fare un campionato d'Europa mi ha detto che in quel momento non se la sentiva, e ha detto sei padrone di non farlo, perché io sono obbligato nei campioni di terza serie a fare un qualcosa che loro non volessero fare. In questo contesto, Fragomeni, fino all'altro giorno, ripeto, era d'accordo a fare il terzo match, oggi non vuole fare più il terzo match. Branco farà lo stesso il campionato del mondo, Fragomeni non vuole fare il match, automaticamente perderà il titolo, e il titolo discuterà Silvio Branco con un finlandese, un pugile quotante, classificato del mondo. E questa sarà una situazione molto importante per attenzione, perché poi il 13 luglio a Monte Carlo ci sarà anche il sudafricano che farà il match per questo titolo, ma ci sarà sicuramente entro la fine dell'anno il match tra Branco e il vincitore del sudafricano e l'avversario per la semifinale mondiale del Davis. Perciò Silvio Branco, anche in questo contesto, non diventa l'ultimo della classe, ma diventa il primo della classe. Ripeto, io ci tenevo sempre a fare il terzo match, purtroppo Fragomeni, per varie ragioni sue mentali, non se la sente più. Farà Branco contro finlandese. Ah, non se la sente più nel senso che lascia il pugilato o vuole combattere? No, lui non se la sente più, dopo varie situazioni che sono andate ultimamente, mentalmente non era sempre più di fare il match con Branco. Io ripeto, non ho obbligato mai un pugile nella mia vita, sia l'ultimo della classe che il primo, a fare un match. E quando loro non ce la sentivano di fare. E qua abbiamo dei pugili in cui possono dire quello che io sto dicendo a questo momento. Sa chi è l'avversario del sudafricano di giugno? No, ti direi una bugia. Io ti dico che entro fine dell'anno il vincitore e Branco faranno la semifinale mondiale. Entro la primavera dell'anno prossimo ci sarà la sfida ufficiale tra Branco e il campione che sarà in quel momento. E c'entra il finale del match tumultuoso del... No, c'entra la situazione dell'ultimo periodo, perché onestamente con Fragomeni c'è stata sempre la situazione in cui lui
mi ha detto va bene, farò il match anche se mi parecchia, va bene, va bene, va bene, ultimamente però è scattato un qualcosa in cui lui non ha più gli stimoli mentali per poter fare questo match. Scusa, in questa maniera, cioè così come l'ha spiegato lei, le semifinali diventano due. Esattamente. Perché il titolo Silver già riveste una semifinale al campionato del mondo, perlomeno così si è sempre detto. Quindi sì. Franco in realtà deve fare i quarti di finale. No. Franco, oggi è numero 5. Automaticamente e vince questo match, diventerà numero 2. Il sudafricano, se vince, farà con Franco in tempi brevi, tanto è vero che Franco sarà ospite a Monte Carlo il 13 di luglio, ma come campione, vuol dire, perché quando si presenta lì dice sì, voi fate questo, però per il campione sono io. E automaticamente chi vince di questi qua entro l'anno deve fare con Franco. Perciò Franco automaticamente a dicembre vince e lui che fa il mondiale. Ok, però il match del 29 giugno non è comunque una semifinale, perché se Franco vince il 29 giugno per il titolo Silver dovrebbe essere lui che combatte per il titolo. No, oggi c'è una situazione che entro ottobre chi vince in Russia tra Budaci e Russo deve fare con Pragomea, ok? Se Pragomea, attenzione, noi questa è la situazione, poi può succedere di tutto, vuol dire, come mi può avermi detto in questo momento che fa, non fa con Branco, può dirmi anche che non fa con questi qua, perché tutto può succedere. E che succederebbe se lui non facesse il tiro? Automaticamente ci sarebbe sempre quella situazione tra te e sudafricano. Automaticamente. Ok? Non è che fai i quarti, i quinti, no, fa solo una semifinale. Ma allora il match del 29 cosa diventa? No, questo diventa la situazione per la posizione numero 2. Ok? Il match di semifinale è questo di Monte Carlo, allora in pratica. No, oggi Branco è numero 5 sede della classifica mondiale, giusto? Ci sono tre pugili davanti, giusto? Si deve guadagnare una posizione di rispetto per fare la semifinale, giusto? Perché ci sono tre davanti a lui, deve conquistarsi. Attenzione, noi non facciamo con il numero 2 oggi, facciamo con uno classificato, un buon pugile, ma non il numero 2. Però ci guadagniamo. Per farmi capire bene, il numero 2 ufficialmente, fino a che non c'era questa rinuncia, era Pragomeni. No, il numero 1 Pragomeni. Era il numero 1. Esatto. Il 2 il russo, il 3. Master Mac e poi c'è Franco. Franco in questa situazione supera tre soggetti, ok? Dove si vince supera, automaticamente diventa il primo dei pretendenti a fare la semifinale. Perciò non è che non valga niente, vale tantissimo. Capisci? Anche il sudafricano deve fare qualcosa di importante il 13 per assicurarsi una posizione in cui gli permetta di dire anch'io, e non parliamo che facciamo il mondiale tra 6 anni, parliamo di fare il mondiale dopo che fanno, dopo 4 mesi, 5 mesi, che andrebbe a pallino, voglio dire, per l'attività che fa Silvio Branco in questo momento. Non è più un ragazzino, sarebbe non c'ha 22 anni, bravo, sarebbe top fare questa situazione in questa maniera qua, giusto Giorgio? Scusa, io vorrei fare una domanda. Ce l'ho, però. 5 giorni fa apprendo dal comunicato del WBC che il 29-6 del 2013
Franco Meri deve incontrare Silvio Branco per una finale ad eliminatoria, cioè non è una semifinale mondiale, ma è una finale eliminatoria, cioè è più di una semifinale mondiale. Per cui il WBC dichiara questo combattimento. Ad oggi ancora è valido questo, Branco Franco Meri. Come fa Franco Meri a rifiutarsi di fare questa finale ad eliminatoria con me e mantenere lo status di primo? Dopo i due tradetti poi che sono stati i giusti, come fa ad ottenere questo status? Posso? Sì. Non so da chi ti ha dato questo. Turista pubblico. Sì, questa è la situazione che io. 5 giorni fa questo, eh? Allora c'è una situazione in cui Franco Fragomeni, che non si poteva fare un rematch, perché prima Fragomeni doveva fare un altro match per incontrare Branco, ci sono dei soggetti, lo dico in maniera schietta, voglio dire vicino a noi, che ha tentato di tutto per non dare a Silvio Branco un'altra opportunità. Lo dico in maniera, voglio dire, se c'è qualcuno che mi può sentire, beh, voglio che venga qua e me lo dica in faccia. In cui Silvio Branco automaticamente era giocato, era fuori da tutti i giochi, ok? Totalmente. Il sottoscritto, per i buoni rapporti che ha col WBC, ha cercato, non per cortesia verso Branco, di dargli un'altra opportunità che meritava, ma ha lottato perché questa era un'ingiustizia a un certo punto di vista, no? Perché io guardo il match non su 12 riprese, l'ho guardato sui 24, e su 24 quando ho parlato col presidente Solana mi ha detto: io sono come te, se vedo le giustizie anche perché i miei cugini sono miei, io non ho figli e figliastri, ho figli. E in quel contesto gli ho detto a Solana che questa situazione non era ammissibile. E su là c'è una persona, delle persone che hanno mandato delle email al WBC dicendogli che non si poteva per il regolamento del WBC rifare questo match. Ok? Il sottoscritto, ripeto, è riuscito un'altra volta per onore per quello che ha fatto Silvio Branco, non metterlo da parte perché io potevo dirgli: Silvio, il WBC, voglio dire, sono le regole, no? Invece io ho lottato con tutte le mie forze verso l'ente mondiale dicendogli che Silvio Branco meritava un'altra opportunità. E in questo contesto l'opportunità ce l'ha. E lottando in maniera importante. Voglio dire, perciò, voglio dire, non è che Silvio Branco è stato eliminato, Silvio Branco, se stiamo alle regole del WBC, veniva eliminato automaticamente, doveva ricominciare in un'altra situazione. Beh, era una cosa che io non reputavo giusta per il mio modo di essere, di pensarla. Ma anche perché c'erano stati questi verdetti. Sì, c'erano i verdetti in cui onestamente. No, ma anche perché onestamente, se io devo guardare Pavia in base a quello che mi hanno detto, il 70% mi ha detto che aveva vinto Branco. Voglio dire, io non ho visto il match, però il 70% è tanto, no? E posso credere alle persone che il 70% ha visto vincente Branco. Prima del gara c'era qualcuno che diceva che un punticino fra Romeni è. Perciò, se io sono manager e manager o organizzatore di ambe due, non posso essere disonesto con un poco avanti. Devo dire che onestamente, voglio dire, non c'è un vincitore, voglio dire, perché se oggi devo dire chi è il vincitore tra Branco e Paolini, non c'è. Capisci? Questo è il discorso. Perciò dire, quando la WBC mi dice che io, che le regole, la prima volta che ho parlato con Sulaiman mi dice che le regole non sono appropriate, che non vanno bene, che purtroppo deve essere così, io gli ho detto che a me non andava bene perché io non reputavo e che io ero una persona
vuol dire che assomiglio a Sulaiman per una situazione di giustizia verso tutti. In quel contesto Sulaiman ha dato l'opportunità, anche se c'erano dei soggetti che fanno parte della BBC, lo ripeto, in cui mandavano delle idee in cui dicevano che e Sulaiman gli ha detto: io devo dare una mano agli amici quando hanno bisogno, non quando non hanno bisogno. Ok? Ecco, però mi pongo una domanda, cioè di carattere pratico. Qui oggi praticamente ufficialmente veniva presentato il terzo incontro, c'è già una data, sabato 29 giugno, eccetera. A posto di questa data che cosa succede? Cioè combatte lo stesso? No, lui Pragomini automaticamente perde il titolo. Lui combatterà con qualcun altro per chiaro. Lui combatterà con un finlandese. Sì, Giorgio, ma la domanda è un'altra. Perché questa rinuncia di Jacob Pragomeni vi fa perdere lo status di destinante ufficiale mondiale. Perché qui io ho il numero uno se batto Pragomeni. Non lo so, ma c'è per tutte e due, perché lui è decaduto. Lui si piace accusare, sono io che ho perso, se lui non fa il titolo con me, capito? Sono io che ho perso. Non è. Allora è un codardo, è un vigliacco, non è degno di essere campione del mondo, bravo. Non è degno di essere sfidante ufficiale, voglio questo, bravo, lo dico, bravo. È un fatto di giornali, che lui prima nel giardino di casa mia a fare questo titolo, ma non è un atleta, lui deve andare a giocare a biglie, deve fare il ballerino. Non è il combattente, il gladiatore che... No, devi giocare a biglie. No, il ballerino è uno sport, non è il pugilato, non è uno sport di contatto. Rispetto il ballo, ma non è uno sport di contatto, per cui lui deve andare a fare la danza, deve andare a giocare a biglie. Non può, a dama, senza togliere niente a questi sport. Ma non è il pugilato. No, nel momento in cui uno è convinto, poi nascono delle cose che mentalmente ti disturbano, nessuno lo può spingere, ti disturbano, voglio dire, se poi uno arriva a non avere più uno stimolo o qualcosa mentalmente che mi dica, voglio dire, io non posso condannare nessuno. Che mi sembra abbastanza importante questo. La cintura silver lo sappiamo che è soltanto un punto di passaggio, nel senso uno conquista la cintura silver, fa il titolo silver per poi avere qualcos'altro di più importante. Pragomeni perde la cintura silver perché non difende il titolo con Branco, benissimo, ma la sua supremazia, cioè il numero uno di vittoria, quello gli rimane? Allora, quando era un match silver? Allora, è tutto il la pubblicità dovrebbe penalizzarlo, non puoi farlo fuori. Sì. Cioè non fai il titolo, perdi la cintura silver e perdi lo double position. Perdonami. Dopo il match di Viva Legarda, sì. L'ossidante ufficiale era Pragomeni. Sì. Ok, è sempre rimasto ossidante ufficiale. Ho capito, ma adesso lui non difende il titolo. Voglio dire, no, perdonami, mi devi perdonare però, devi capire quello che ho detto prima. Se tu riesce ad entrare nel discorso totale, magari ci arrivi. Sì. Io quando ho detto che Pragomeni è diventato ossidante ufficiale alle punte, e che io ho cercato di creare il terzo match Pragomeni Branco, sì, che fino all'altro ieri, voglio dire, era in piedi, poi per ragioni che magari Silvio può anche capire. No, tu lo sai, anche perché ci sono delle cosettine che hanno disturbato tutti. Voglio dire, entrare in un contesto in cui poi diventa antipatico non è bello per nessuno. Voglio dire, non è successo niente di però ci sono una situazione mentale e chi fa il pugile lo può capire, chi non fa il pugile diventa difficile capire determinate cose. Scusate, ma fatto così come sta avvenendo, ma non è più interessante. Io adesso mi metto dalla parte, tutto farebbe questo mezzo tra me e Pragomeni farebbe bene al movimento. Due vie separate, assolutamente no. Secondo me invece è meglio. Assolutamente no, lo sai perché? Perché l'interesse è tra me e Pragomeni.
l'interesse mediatico. Sì, ma era come un titolo di casa nostra. Esatto, ma c'è una situazione in cui c'è una situazione molto importante, Silvio, che non parliamo di due ragazzini o di due che nel pugilato non hanno fatto un cacchio. Non dimentichiamo quello che è fatto a livello mondiale, quello che è fatto nel mondo, non in Italia, ma io ti dico anche nel mondo. Tu non sei quello che devi dimostrare. C'è una situazione in cui questo è successo, ma non è che sei l'ultimo della classe, non è che vai indietro, diventi sempre lì. Non succede niente, in un certo senso non succede niente. E hai il tempo materiale per dimostrare, vuol dire, quando tu dici io voglio dimostrare tra me e Franco, ok? Vuol dire, se tu parli con tutti ti diranno che non c'è un vincitore tra Branco e Franco. Ma io non dice che sono tutti lo dicono, tutto, anche i giornalisti. Non è vero, perché se uno guarda i due match, perché uno non può guardare solo, deve guardare l'insieme, e quando io dico l'insieme, tutti hanno guardato l'insieme, e quando anche i giornalisti hanno parlato, hanno guardato l'insieme, non una parte. Voglio dire, non devi prendere in una situazione, devi capire e parlare con i giornalisti. Ma io non ho mai visto da parte dei giornalisti una situazione in cui... Sono in televisione, quindi... E che ti è passato? Lui ha un torto, doveva finirlo, così era finito il match, doveva finirlo prima del limite, invece si è limitato pensando di aver vinto, e lì ha sbagliato praticamente tutto, fa portare via la braccia, e allora ha risolto il problema, non c'era bisogno di fargli niente. Tu pensando di aver vinto l'hai lasciato sopravvivere ma io non penso che ci siano degli arbitri e dei giudici in cui ci sono dei tutti, con tutta onestà, e non penso che Paolo Vecchio o il Napoletano o il Bergamasco fossero dei soggetti, quindi magari c'era qualche altro che per simpatia ha sgarato, ma io lo dico in maniera onesta e corretta, come sempre detto, ecco. Noi pensiamo che Paolo Vecchio sia uno che si è venduto o che abbia visto una preferenza perché aveva simpatia, non penso, ne penso proprio, eh. Franco Menni adesso chi dovrebbe combattere? A Pavia è stato proprio il match. Tra com'è? Con chi deve combattere adesso? Adesso nel mese di giugno c'è tra Putarcic e un russo. Entro ottobre dovrebbero fare i match, entro novembre Branco dovrebbe fare, a ottobre e in primavera dell'anno prossimo Branco potrebbe fare. Mi viene in mente alle calende greche. Potrebbe capitare ancora con Fragomeni. No. Perché no? Scusa. Ah sì, se dovesse vincere Fragomeni, come no? Se vince Fragomeni, allora Franco si rimbalza. Allora abbiamo fatto il tema lotto tutti. I due pugni hanno fatto un bel terno lotto di quelli importanti in cui hanno giocato tanto. Ma a quel punto diventa obbligatorio un match. Totalmente. Magari, voglio dire, pagherei in questo momento per il loro. Io questi soldi speriamo succederà una situazione del genere. Il combattimento evidentemente da questo combattimento tra Fragomeni e Branco andava in scena il terzo, perché il mio manager, tutelando Branco, aveva proposto al WBC, ok? Se Fragomeni non accetta, non è obbligatorio il match, capito? Il WBC ha dato il nulla osta, ha dato l'ok. Però non è detto che poi l'avversario, il pugile, accetti. Allora, qual è? Questo è regolare, io ho un senso di quello. No, è regolare. Però io dico adesso, siccome io sono in preparazione da due mesi per fare con Fragomeni per il 29 di giugno, adesso dobbiamo sapere che sei lungo e non mi cambia niente. Ma chi incontro? Incontri un po' finlandese, esatto.
Come si chiama? No. Non è Topola. Topola. No, no, è Apoia. Topola è Topola via Danaro. Noi non parliamo, sembra che Silvio Branco, se non parla con Paolini, non è nessuno. E in questo, no, perdonami Chica, e in questo momento noi non parliamo, noi parliamo di mettere ancora Branco ai vertici della classifica e poter fare la semifinale e di poter fare quello che giusto lui faccia. Ma io non posso prendere Paolini, puntare una pistola e dire del fare il match, perché non l'ho fatto con nessuno, neanche col terza serie l'ho fatto. Io ringrazio perché tu stai tutelandomi dicendo se avete quello, però in questo caso Fragomeni a me mi penalizza e io vorrei cortesemente che la stampa dica che Fragomeni è quotato, che Branco dice che Fragomeni è quotato, che è un vigliacco, che è quotato, che non degno di chiamarsi Gucci, e l'articolo che aveva fatto uscire che veniva sotto il giardino di casa mia è falsità e si caga addosso, cioè è un picone, non è un pugile, questo vorrei dire. Io, scusa, volevo sapere gli impegni di Branco adesso, cioè adesso quali sono? A fare col finlandese poi che cosa deve fare? Ho spiegato, attenzione, non parliamo di anni, parliamo di mesi, non stiamo parlando di anni. Oggi c'è una situazione in cui Branco combatte Senoni, il 13 combatte il sudafricano, ok? Novembre o dicembre facciamo Branco contro il sudafricano, si vince il sudafricano, e in primavera Branco fa il mondiale. Vincendo questi, cioè non tanto il primo quanto quello. Quanto quello secondo, o comunque restante. Non è che sia una situazione drammatica. Voglio dire, parliamo sempre di campionato del mondo del Dalmissino, parliamo di gara. Russo e polacco. Ok. E invece Branco contro il sudafricano. E poi chi sarà? Il vincitore tra russo, il polacco o Paolo? Ma lei vince prima contro il finlandese, però. Posso fare una domanda? Chiaro. Sono due. Il terzo è mondiale, no? Sono due. Compresa il mondiale, chicca, così sono due. Noi parliamo di mondiale, non compriamo. Mi si è allungato un match. Una domanda. Il fatto che Fragomeni non si sia presentato, lei come manager non ha fatto positivo, potrebbe trovarsi con due atleti che vanno a fare il mondiale invece che uno solo. Quindi ho fatto positivo. Magari fare il mondiale Fragomeni Branco, bello. Ecco, però mi chiedo questa seconda lotta, sperando che si verifichi questa ipotesi, che succede se poi c'è veramente il mondiale Branco Fragomeni? Stavolta Fragomeni non può scappare. Gli stimoli fra Silvio, scusa, ma per te questo terzo incontro è diventato un po' una questione personale, sì, anche dopo sì, tutti sì, sì. Sai, quando ti si deve qualcosa, è perché lo hai meritato, la vuoi, ok? Quando ti si ripropone di ripoter prenderti quello che è già era stato tuo, ti
non ti è stato dato. E non lo puoi fare per il semplice motivo perché l'altro non vuole farlo, perché non ha le motivazioni, e tu perdi, perché io invece di fare un match in mondiale devo fare due di match. A me mi ha penalizzato, vedo, mi dà fastidio. Invece di farne uno, no, invece di farne altri due, ne fa tre. Ne aumenta di uno, non è che succede chissà cosa. Io no, ne ho degli anni, ne ho tre. Sì, però non parliamo di anni, no. Parliamo di mesi. No, voglio dire, non è che diciamo arriviamo alle calende greche. Diciamo, per te è un fatto personale alla luce. È un fatto personale, non è quei due mesi, in due o tre mesi. È alla luce dei due verdetti, no? Ecco. E poi Fragomeni e me, Fragomeni è stato sempre un amico, però in questa occasione vedo che guarda i suoi interessi, no? E non fa bene al movimento del pugile italiano, perché Branco, il finlandese, non ha la stessa valenza di Branco Fragomeni in Italia, okay? Che poi nel resto del mondo la può avere, sì, ma in Italia no, siccome dobbiamo dare lustro e dobbiamo spronare il movimento in Italia, era giusto che ma tu sei sempre Franco e lui sempre ovviamente questo lo so, Salvatore, questo lo so, non lo devi dimostrare, io non devo dimostrare niente a nessuno. Bravo. Quando restano gli articoli sui giornali, voglio vedere se le stesse persone che contribuivano a Fragomeni Branco. Chica, però se continuiamo, è c'è stata una situazione pesante, voglio dire, noi non possiamo pensare che tutti i giorni uno si possa divertire indeterminato, poi a uno mentalmente gli posso dare anche la testa, Chica. Voglio dire, c'è chi ha delle responsabilità, non si fa finta di niente. Avete preso anche degli impegni per questo match? Certo, certo. Che cosa la situazione? Cioè, siamo trovati i fondi per Branco Fragomeni. Abbiamo fatto un lavoro mirato per Branco Fragomeni. Abbiamo fatto un lavoro mirato per Branco Fragomeni. No. Non è che no, Branco è finlandese, Branco Fragomeni. La macchina organizzativa ci si è messa a muovere per mettere in piedi Branco. Non solo, Branco Fragomeni era considerata una semifinale mondiale. Ma anche questa, anche questa. È un match eliminatoria, chi perde è fuori. Da cui si dice qua, chi perde è fuori. Però il WBC aveva già fatto fuori uno, perché non si poteva creare un'altra situazione, voglio dire, come regolamento non si poteva più recuperare. Si è recuperato per giustizia, ok? Avendo dei soggetti anche in Italia in cui andavano contro questa situazione qua, ok? A me dispiace Mauro che non sia qui oggi tra noi, però... Cioè, Bambetti ha fatto una relazione in tal senso, a parte non quello che ha detto. Io, lasciamo perdere, non voglio discutere. Chi ha voluto capire ha capito. L'hai fatto direttamente te. Chi ha voluto capire, chi ha voluto capire, Giorgio, nel discorso totale, chi l'ha voluto capire ha capito quali sono le situazioni. Chiedo scusa, io volevo esclusivamente dal punto di vista tecnico, visto che in questo momento, in questo frangente specifico, sto preparando Silvio, avere, se possibile, compatibilmente con quello che il mondo del pugilato oggi esprime come tempistiche, avere una qualche idea insieme a Silvio, questi ulteriori tre match in che non sono tre match, sono due per arrivare, diciamo due, però sono due preparazioni, cioè qui noi non stiamo parlando di un atleta che si presenta al primo giorno di preparazione in sovrappeso di 50 kg e non stiamo parlando di un novizio, stiamo parlando di un atleta che comunque ha un suo vissuto e che tra l'altro è molto scrupoloso nella preparazione. Scrupoloso appunto che si allena due volte al giorno, tu lo conosci molto meglio di me, e che ha bisogno anche dei suoi tempi, ha bisogno anche dei suoi macrocicli di allenamento. In questo momento Branco è nella parte finale della preparazione, sta sviluppando la parte della velocità, per cui era pronto per combattere con Fragomeni. Ma questo non c'è nessun tipo di problema. È uno che la somiglia un po'. Guarda, l'atleta è sereno e può tranquillamente, perché
fare delle piccole modifiche per affrontare il pugile finlandese, visto che i pesi più o meno sono gli stessi, la stazza è quella, le piccole rifiniture non creano nessun tipo di problema dal punto di vista tecnico. Quello che io vi chiedo è la poter regolare i macro cicli di allenamento, perché un ciclo di Silvio Branco con la preparazione che lui fa, che è maniacale, ha bisogno di 3 mesi, non si prepara nell'ultimo mese come tanti altri. Quindi questo tipo di preparazione richiede, a parte una serie di risorse economiche, ma anche mentali. Voglio dire che se lui deve affrontare altri 2 match, si può capire più o meno la tempistica. Non deve affrontare altro match, voglio dire, prima di arrivare a quello. Quindi c'è questo match la tempistica, l'ho spiegata prima, no? Vabbè, meglio. Allora, oggi è ufficiale che Dragomeni abbandona il titolo e io lo farò contro questo finlandese? Perfetto. Lui poi sarà il 13 va... Lui il 13 è ospite a Montecarlo. Prima facciamo il titolo. Chiaro. Però io voglio spiegare com'è tutta la situazione. Il 13 lui va a Montecarlo perché praticamente conosce il suo prossimo avversario a Montecarlo, perché affronta il vincitore del quest'anno. Sì, Giorgio, ma prima bisogna fare il match. Se voi mi dite così, mi tranquillizzare. No, è uno buono, voglio dire, perché lui deve salire rispettando al massimo l'avversario, perché io ho visto i pugili non rispettando gli avversari fare... Io ho saputo che ha fatto 12 round con Masternak, no? Sì. Punti. Noi sappiamo benissimo, chi conosce un po' del pugilato, che quando benvenuti a Fonton Monzon era uno che veniva dalla Pampas, era 20°, 30°. Mi auguro questo qua che non sia No, voglio dire, c'è una situazione, però c'è una situazione che il manager che doveva andare a Santa Fe è arrivato a Buenos Aires, mi ha detto che il match non era a Buenos Aires, ma doveva fare 350 km nella carretera, si è fermato a Buenos Aires, si è divertito, quando è tornato indietro ha detto che era nessuno. Ecco, discorsi, guardiamo la storia, vuol dire, che se no uno arriva a Buenos Aires, deve fare 350 km in macchina, che ci vogliono 5 ore o 6 ore, e che all'epoca era quello che era, ha detto no, l'ho visto, non è andato mai a Santa Fe a vederlo, in marice. Ti puoi se presentare e dice sì, l'ho visto, è un broccolo. E ce lo diremo, no? Che è diverso. Noi stiamo rispettando Iupola. Non è che vuol dire lo prendiamo sotto gamba. Poi aspetta lui, ecco. A questo incontro, visto che non è più Branco Fragomeni, ma è con questo finlandese, la televisione resta invariata. No? Resta invariato tutto. Parliamo di Branco. Noi parliamo di Branco, non è che io vado lì a proporre alla televisione, perdonami Giorgio, e gli propongo Vinco Palino, che se non fa con uno, voglio dire, parliamo di un pugile che nella storia del pugilato negli ultimi 30 anni o 20 anni, voglio dire, non dimentichiamo che l'Italia gli mancava, hanno trovato con tutti il titolo dei medio massimi e l'ha vinto Silvio Branco, no? Voglio dire, non in Italia, all'estero, lo sappiamo come, poi l'ha rivinto in Italia, poi l'ha difeso all'estero e gliel'hanno fregato. Non visto un po' di match, no? Voglio dire, non lo so, se può essere Sky, se può essere Sport Italia o Rai.
voglio dire, abbiamo delle situazioni in cui stiamo lavorando che potrebbero essere interessanti per una televisione di immagine grossa, ecco. Ma infatti ci sarà quello di anche per Branco, voglio dire, non è che sia una televisione, voglio dire, una televisione potrebbe essere non importante ma importantissima. È la dimostrazione che è il pugile che vale, no? Su questo penso che non ci siano dubbi, insomma, almeno penso. Ma in Italia ci darà la corona Sieta? Chiaro che sì. Claro che sì. Da oggi Giacobbe Fragomeni lascia vacante la cintura da BBCC. Va bene? Esaudito, direttore. Va bene? Grazie a tutti. Grazie.